Buongiorno a tutti ai microfoni di OK Italia Parliamone. Oggi abbiamo Sandro Pettinato, vice segretario generale di Union Camere Nazionale, dirigente responsabile area servizi per la finanza e il sostegno alle imprese. Buongiorno Pettinato. Buongiorno, buongiorno a lei, ascoltatori. Allora, noi abbiamo un grande interesse di sentire dalla viva voce di chi quotidianamente segue le problematiche delle imprese quello che realmente sta succedendo in tutta Italia. Voi come Union Camere avete il polso della situazione che vi arriva quotidianamente dalle varie camere di commercio che sono ovviamente distribuite su tutto il nostro territorio nazionale. Ripetiamo, camere di commercio che in questo momento stanno vivendo di una nuova vitalità. Sappiamo tutti che fino a pochi anni fa ci fu anche un tentativo di voler addirittura sopprimere questo strumento perché si riteneva che fosse mi scusi il termine, ma un carrozzone inutile. Ma ci rendiamo conto che in momenti come quello attuale, invece, le camere di commercio sono realmente vicine alle problematiche, alla sensibilità delle imprese e si stanno attrezzando per poter far fronte a questo. E la prima domanda che le faccio è proprio questo: dove si stanno concentrando gli sforzi principali delle camere di commercio? Cioè, quali interventi le camere di commercio stanno mettendo in piedi per poter aiutare le imprese in questa difficile crisi legata all'epidemia Covid-19? Guardi, anzitutto confermo che le Camere stanno ormai svolgendo un ruolo di prossimità con le imprese che stanno vivendo in questi mesi e purtroppo pensiamo anche per i prossimi una fase difficile, complessa. Noi abbiamo scelto di concentrarsi con una parola d'ordine che è urgenza, quindi velocità, rapidità, su tre grandi linee di lavoro. La prima è sicuramente un supporto per la liquidità delle imprese, delle piccole imprese, delle dimensioni di imprese minori che non potranno certamente resistere alle difficoltà che la crisi pandemica ha realizzato per molto tempo, perché le difficoltà legate ai flussi di risorse che non arrivano dai ricavi e genereranno chiaramente problemi di liquidità. Quindi questo è il primo argomento sul quale ci stiamo concentrando e sul quale vorremmo intervenire, anzi stiamo già intervenendo effettivamente. Il secondo aspetto riguarda tutto il tema del supporto alle imprese che oggi hanno bisogno di capire come poter riprendere, come poter operare, come poter rimettersi in carreggiata, a cominciare da quelle che si occupano di estero. Sapete benissimo che la promozione all'estero delle nostre aziende, svolta oltre che da regioni, Stato centrale, ISCE, eccetera, anche dalle Camere di Commercio, noi stiamo lavorando per facilitare la ripresa, dei canali di internazionalizzazione. Come? E per esempio per quanto riguarda tutto il tema relativo alle documentazioni per l'estero, perché la disinformazione, ma anche le problematiche legate all'organizzazione, fanno sì che molte imprese che hanno continuato a operare o che vogliono riprendere subito a operare non possono farlo perché non hanno le strumentazioni documentali e quant'altro. Le Camere hanno messo subito in piedi una dichiarazione da rilasciare alle imprese che hanno bisogno, di poter operare per gli obblighi contrattuali, eccetera, attraverso questi, come dire, documenti che noi rilasciamo subito. Come dei voucher per l'internazionalizzazione. Turismo, il settore forse più colpito anche dal Covid-19, dal punto di vista economico, stiamo cercando di introdurre da subito dei elementi come dei voucher piuttosto che detrazioni fiscali per incentivare le vacanze in Italia, finalizzando questi voucher al sostegno del nostro turismo. Il primo punto che le dicevo, quello relativo alla liquidità, è certamente quello che però ha più urgenza di essere messo in pista. Su questo, come lei sa, stiamo sfruttando la imponente scia di interventi fatta dal governo con le azioni svolte sul Fondo Centrale di Garanzia e sugli interventi SACE. Sì, ecco, sempre legato al credito, all'aiuto, lei ha detto due cose fondamentali. Le aziende hanno bisogno di rapidità. Il ritardo negli aiuti a sostegno delle imprese, anche nella concessione di credito, anche in virtù di quelli che sono stati i decreti messi in campo, stanno rallentando e mettono in crisi realmente la possibilità dell'impresa di poter sopravvivere in molti casi. C'è stata una Camera di Commercio per prima in Italia, che è la Camera di Commercio di Cosenza, che ha fatto un bando dal titolo emblematico che si chiama Ripartiamo Insieme, con la quale mette a disposizione risorse per l'abbattimento degli interessi, cioè dà una copertura economica che arriva fino a 10.000 euro per coprire gli interessi derivanti appunto dall'accensione di prestiti per importi entro i 100.000 euro.
con durata fino a 60 mesi, quindi 5 anni. So che anche altre camere di commercio, nella settimana scorsa ci sono state tutte le camere di commercio pugliesi, ma tantissime altre stanno andando in questa direzione. Quindi queste sono le direttive che state dando, ovviamente perché in tante imprese si sono lamentate di dover pagare interessi su aiuti. Invece voi state proprio cercando, la brutalizziamo e la rendiamo veramente semplice per i nostri ascoltatori, grazie a questo intervento la Camera di Commercio si fa carico dei costi e degli interessi per questi finanziamenti, Bettinato? Guardi, le dico subito la filosofia, lo Stato ha messo 7 miliardi di euro sul Fondo Centrale e SACE, dedicandoli evidentemente alle piccolissime imprese, finanziamenti fino a 25 mila euro o fino a 800 mila euro e sopra le 499 unità i finanziamenti che SACE può garantire. Manca un pezzo importante, per carità, ma insomma manca un pezzo che riguarda la copertura di quei costi che sono dovuti alle banche per gli interessi praticati, i costi vivi di funzionamento no. di questi finanziamenti, che qualcuno dice ma sono talmente tanti bassi i tassi che non c'è bisogno. Un tasso di interesse reale, quindi un TAE che arriva oggi a valori tra il 4, il 5 e il 7%, quindi non è che parliamo di valori così bassi, sapendo che il finanziamento può anche avere valori di 400-500 mila euro a 6 anni, è evidentemente un importo di un certo rilievo. Qui non interviene nessuno. Allora, Unioncamere ha scelto, in accordo con tutte le camere di commercio, e molte di queste hanno già attivato bandi già di fatto operativi, di concentrare l'attenzione concentrandosi appunto su queste coperture di costi. Quindi finanziamenti a fondo perduto per coprire i costi degli interessi più le spese accessorie. La stima della liquidità necessaria è evidentemente molto maggiore di quanto potrà essere l'intervento che faremo noi. Però nessuno copre questi costi, che sono un odioso onere che viene caricato sulle imprese che, pur vedendo il loro rischio coperto dal Fondo Centrale, spesso sono restie a ottenere finanziamenti perché il costo appunto degli interessi è importante. Ci auguriamo che questa sia un'iniziativa che velocizzi moltissimo anche le procedure delle banche, perché spesso ci siamo accorti dal territorio che le banche hanno qualche difficoltà ad organizzarsi in tempi rapidi, pur non rischiando nulla, per quanto concerne la documentazione e l'avvio della procedura al Fondo Centrale di Garanzia. Lì si concentreranno, secondo noi, tra le 500 e i 600 mila interventi nei prossimi mesi. La stima è questa, più o meno, con finanziamenti medi che vanno tra i 50 e gli 80 mila euro. Quindi interventi relativamente piccoli, ma molto numerosi come quantità di imprese richiedenti. Beh, consideriamo anche che le imprese sul territorio italiano, soprattutto le piccole e medie imprese, sono veramente tantissime. E quindi questo è una realtà. Le banche che sono in difficoltà, e lo abbiamo visto anche con l'erogazione appunto delle risorse per la cassa integrazione. Sappiamo anche la convenzione che è stata fatta dall'ABI con le associazioni di rappresentanza datoriali e sindacali, che comunque non ha portato i risultati attesi, anche perché forse non si erano attrezzate per tempo per poter far fronte a questo tipo di improvviso. A onor del vero, l'ABI si è mossa subito, all'istante. Appena è uscito il decreto, l'ABI ha subito emanato delle circolari molto chiare, molto nette verso gli associati, quindi c'è una grandissima volontà di essere rapidi, di essere efficaci sui territori. È chiaro che molto spesso le persone fanno la differenza, questo è evidente. In alcune realtà è stato velocissimo il processo, in altre meno. Quello che adesso è importante è non perdere tempo, perché ogni giorno che passa è un giorno di difficoltà per l'impresa, di difficoltà per i dipendenti, di difficoltà per i fornitori, per tutta la filiera evidentemente. Quindi la necessità adesso è fare in fretta, anche perché c'è un altro rischio. Oltre ai settori che possono essere soggetti a rischio, e conosciamo quali sono, il commercio al dettaglio, il turismo, l'ospitalità, la ristorazione, tutti quei servizi che evidentemente hanno avuto le chiusure di due mesi piuttosto che quelle che arriveranno, soffrono moltissimo, a discapito di altri comparti che chiaramente stanno crescendo ma non compensano questa difficoltà. Abbiamo il rischio di dover poi gestire delle crisi che potrebbero portare anche a insolvenze nel corso dei prossimi anni, e che chiaramente generano un effetto domino, effetto negativo non soltanto per tutta la filiera, ma anche perché c'è il rischio che possano infiltrarsi in queste aziende, una volta sane, ma adesso in difficoltà, fenomeni risorse non proprio pulite. Assolutamente. Questo è un elemento che stiamo
monitorando attentamente assieme alla magistratura, assieme alle forze dell'ordine, assieme a tutte le strutture dello Stato. Qui c'è un rischio che da un lato vi sia l'infiltrazione di investitori non qualificati, uso un eufemismo, dall'altro c'è il rischio chiaramente che aumentino le procedure di insolvenza che porteranno dopo domani, perché oggi sono ferme, a eventuali procedure concorsuali, e questo evidentemente è da evitare assolutamente. Benissimo. Pettinato, fra i compiti che le Camere di Commercio solitamente svolgono è quello anche di favorire la nascita di nuove imprese. Continuamente nelle nostre redazioni, sia della trasmissione OK Italia Parliamone, ma anche del nostro quotidiano Finanziamenti News, arrivano richieste di giovani e non giovani, o meglio, diciamo giovani imprese, delle start-up, non per forza innovative, che magari avevano avviato attività da pochi mesi prima dell'epidemia del Covid, eccetera. Queste sono persone che hanno magari anche investito risparmi di un'intera vita, e pensiamo a quanti si sono ritrovati fuori dal ciclo produttivo tradizionale per crisi delle proprie imprese, hanno deciso anche di mettere da parte tutte i propri risparmi per creare delle nuove imprese. Queste persone si sentono un pochino ghettizzate, perché le iniziative sono... Ecco, bisogna dimostrare comunque c'è un'analisi del credito che viene fatta, del merito creditizio per le imprese. Una startup magari senza neanche un bilancio depositato si trova ovviamente in una situazione di disagio. Come secondo lei si potrebbe aiutare anche queste giovani imprese? Guardi, anche qui lo strumento che il Fondo di Garanzia ha messo in piedi è teoricamente, e dico questo avverbio non a caso, veramente semplice. I finanziamenti fino a 25.000 euro non hanno bisogno di alcuna procedura di valutazione, nessuna. Quindi basterà semplicemente recarsi presso la banca, e torniamo qui al tema banca, e anche per le start-up, innovative o meno, ma che già evidentemente esistono allo stato attuale, non le nuove chiaramente, e poter richiedere il finanziamento fino a 25.000 euro. Anche quelli fino a 800.000 euro, anche se con una documentazione un pochino più consistente, ma sono sempre molto snelle come procedure di valutazione, quindi non c'è più quell'esame sugli andamentali o sui flussi finanziari. Certo, su valori che vanno tra i 2-3 milioni e i 5 milioni di euro, chiaramente il discorso è diverso. Sì. Ma le start-up hanno bisogno di risorse veramente per sopravvivere, quindi 50, 100, 200 mila euro, valori che hanno veramente delle procedure, teoricamente, lo dico ancora una volta, molto semplici. Sta al buon senso, all'intelligenza degli operatori del sistema creditizio e finanziario far sì che queste attività possono decollare, perché evidentemente qui non c'è alcun rischio che corra l'istituto di credito, c'è la garanzia dello Stato. Sì, diciamo anche che c'è la garanzia al 100%, quindi assolutamente, e se non è al 100 è al 90, con l'integrazione del Confidi che può arrivare al 100%, quindi voglio dire c'è veramente un rischio zero da parte dell'operatore bancario. Ma qui il punto vero è la rapidità, ancora una volta lo dico, il Fondo Centrale ha raddoppiato le sedute garantendo in pochissimi giorni l'analisi della documentazione. È chiaro che però che si aggiungono a questi 4, 5, 7 giorni, i 20 giorni di tempo che è necessario per la procedura sul territorio, perché magari l'impresa deve trovare la documentazione da portare in banca, questo chiaramente fa perdere dei giorni importanti. E ogni giorno perso qua è un giorno veramente di sofferenza e difficoltà per imprese, dipendenti, operatori, fornitori e sistema della filiera. Quindi questo è fondamentale che avvenga con rapidità. Noi abbiamo avuto più di 30 camere di commercio che in questi ultimi giorni hanno deliberato contributi a fondo perduto per coprire i costi degli interessi e le spese di accensione di questi finanziamenti. Sono importi piccoli, guardi, non sono importi enormi, 5, 10, 15 mila euro operazione, ma sono importi che hanno coperto quei costi che nessuno copriva. Sì, quindi hanno un valore, è vero. Hanno un valore teoricamente piccolo dal punto di vista della quantità, ma di fatto fondamentale per le migliaia di operazioni che devono essere in qualche maniera garantite sul Fondo Centrale o anche da altre strutture di garanzia come i Confidi. Questo è il nostro lavoro, un lavoro lento, piccolo, magari come dire, operoso e invisibile, ma che le assicuro che ha una finalità importantissima, far ripartire subito le aziende. Parliamo di qualche milione di imprese, non di qualche centinaio. Questo è giusto, Pettinato. Abbiamo dato delle ricette e delle soluzioni per l'immediato, ma a me interessa capire anche il sistema camerale, guidato appunto nella politica decisionale anche da Union Camere, cosa può prevedere per il medio e lungo periodo per le imprese, perché superata questa fase di emergenza dovremo passare alla fase della ricostruzione e dello sviluppo. Bene, per medio e lungo termine, quali possono essere le iniziative messe in campo dalle Camere di Commercio?
Le dico due cose subito, molto concrete. La prima è quella di mettere subito un circuito finanziario che rifinanzi i progetti meritevoli. Stiamo lavorando a quella forma di crowdfunding, cioè a quella forma di finanziamento attraverso i portali dove i soggetti investitori mettono risorse su progetti meritevoli e che permettono alle aziende con idee interessanti e con una solidità di un certo tipo di ripartire. Quindi stiamo raccogliendo attraverso il portale che Banca Italia sta autorizzando risorse delle Camere di Commercio e speriamo anche di altri investitori per poter finanziare progetti meritevoli, perché l'azienda che ha un'idea intelligente e non ha capitali va premiata. La seconda cosa è quella di arrivare, così come era prevista anche dal codice della crisi d'impresa, a individuare per tempo le imprese in difficoltà, non perché vadano punite, ma perché vadano aiutate a ricomporre il debito. Le faccio un esempio. Aziende sane che hanno avuto dal Covid crisi finanziarie non volute dalla loro volontà, ma perché evidentemente la congiuntura le ha penalizzate, rischiano di essere un problema, oltre che per se stesse, per la filiera. Dobbiamo aiutare queste imprese individuando prima, per tempo, con degli indicatori molto realistici di prospettiva di crisi, a rifinanziarsi, a trovare strumenti che permettano loro, se l'azienda è sana chiaramente, di tornare in bonus, come si dice, sul mercato ed evitare che questa possa essere poi oggetto di procedure concorsuali che portano, ahimè, a casi di crisi vera e di insolvenza. Grazie, grazie mille a Sandro Pettinato. Grazie a lei. Siamo vice segretario generale di Union Camere. Torneremo a collegarci per sapere gli sviluppi per il tessuto imprenditoriale italiano. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederla, grazie a lei, buona giornata. Grazie.